Perde il pergo con il Renato e siamo con Michel Panatti. Insomma, sei stato uno dei migliori oggi, cioè quello che ci ha provato più di tutti, però è arrivata un'altra sconfitta pesante a questo punto. Sì, ci sono poche parole da dire, bisogna lavorare per cercare di uscire da questo periodo nero, perché comunque secondo me facciamo delle buone partite e non raccogliamo quello che creiamo. Questa è una nota magari anche importante, insomma il Pergo non sbraca mai, sta sempre attaccato alla partita, ma alla fine i punti che arrivano sono sempre pochi, mai tre quest'anno per esempio. Sì, c'è poco da dire, l'unica cosa che possiamo fare è lavorare duro come stiamo facendo e, come ho detto prima, cercare di uscire da questo periodo. L'unica cosa che posso dire è che noi lottiamo su tutti i palloni. E che una cosa importante che voglio dire ancora è che io non cambierei nessuno dei miei compagni, perché danno sempre il massimo, sudano sempre la maglia, lottano, quindi per me questo è importante e dobbiamo continuare a lottare, combattere, lavorare per, come ho detto, uscire da questo periodo. E nel secondo tempo però insomma si è avuta la sensazione che Renate palleggiasse di più, voi arrivate sempre secondi, facevate molta fatica e anche penso, immagino anche una questione psicologica, insomma non riuscire a stare dietro. Sì, sicuramente andare sotto non è facile, loro comunque sono una buona squadra, hanno dei palleggiatori importanti. Siamo stati lì, abbiamo un po' ballato, però le nostre occasioni le abbiamo create e purtroppo c'è poco da dire, ecco. Adesso il calendario non aiuta tantissimo, vengono due partite difficili, magari si riesce a svoltare in quelle? Da inizio anno secondo me non ci sono mai state partite facili, quest'anno è un anno così, bisogna lottare, ci sono tutte partite difficili e noi daremo il massimo in ogni partita.